Professoressa, le relazioni familiari hanno bisogno di misericordia? Le relazioni familiari possono durare nel tempo solo se c'è misericordia, che è una parola apparentemente di un lessico inusuale, ma in realtà significa semplicemente avere il cuore aperto all'altro, lasciarsi toccare il cuore dall'altro, non fermarsi al fallimento, che è inevitabile nelle relazioni, e più le relazioni sono strette più il fallimento è inevitabile, ma curare la ferita del fallimento con questo gesto di sbilanciamento verso l'altro che in qualche modo lo rimette al mondo. Lei è una studiosa dei media. I comunicatori, i giornalisti, come fanno a raccontare il Vangelo o un'esperienza di Vangelo? Io credo che più che i contenuti sia importante il metodo con cui parlano della realtà. Lo sguardo, che non sia uno sguardo mutilante, che non sia uno sguardo che si ferma all'apparenza, che non sia uno sguardo che riduce a pro, contro, amici, nemici. Io credo che uno sforzo di restituire una complessità e anche delle fatiche e nello stesso tempo delle tensioni sia già un modo misericordioso di fare il proprio lavoro. Grazie. Grazie a voi.